Siamo con Sergio Keller che a Trieste ha coordinato la raccolta delle firme su una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione della cannabis. Po Buongiorno a tutti. pochi giorni fa sono state consegnate in Parlamento quasi 60.000 firme autenticate e certificate. Un grande successo sia a livello nazionale che a livello triestino. Sì, allora a livello nazionale siamo veramente soddisfatti di aver portato questa legge in Parlamento perché era ora che in Italia al Parlamento venisse presentata questa legge. E era nell'aria da molto tempo, sempre attraverso iniziative di vario tipo, però il concretizzarsi proprio in una legge è stato qualcosa che anche a livello popolare è stato percepito come una svolta perché effettivamente era un passo concreto e decisivo verso l'obiettivo. E poi anche il fatto che a livello nazionale siamo riusciti a unire in un'unica iniziativa temi radicali come l'antiproibizionismo, la giustizia e le carceri. Questo ha, insomma, fatto in un'unica battaglia, ha unificato tanti temi a noi cari che quindi sono venuti a galla e se ne è parlato per strada con le persone e quindi è stata anche un'occasione per sensibilizzare le persone, anche se devo dire che molti, molti hanno ben presenti i problemi del paese. Sì, questa iniziativa è stata promossa da Radicali Italiani e dall'Associazione Coscioni a livello nazionale. Chi sono Allora, a stati? livello nazionale, chiaramente Radicali Italiani e Associazione Coscioni hanno cooperato, gestendo proprio, tutti i centri, affidando a ogni città, a ogni punto di raccolta, un coordinatore. Qui, me ne sono occupato io, qui a Trieste, ed è stata una cosa molto interessante gestire una battaglia politica perché finora non mi era mai capitato, mi era capitato di partecipare, di prendere parte, però ho visto che l'organizzazione è qualcosa che richiede molto, molto impegno e a volte anche sacrificio a livello individuale perché, chiaramente quando non c'è nessuno che si rende disponibile, uno deve fare sempre le cose in prima persona. Però questo è un po' il senso anche, che secondo me Pannella intendeva quando ci esortava a, diciamo, a usare il corpo, a usare tutte le energie per raggiungere gli obiettivi politici. Quindi è stata un'esperienza forte da questo punto di vista, però sono molto contento, ecco, di averla fatta. E su quali gambe è andata avanti questa iniziativa? Cioè chi ha raccolto le firme e chi ha finanziato questo tipo di iniziativa politica a livello locale? Allora, a livello locale abbiamo avuto un forte contributo dell'autofinanziamento, cioè ai tavoli di raccolta firme abbiamo chiesto il contributo a chi dava la propria firma, a chi sottoscriveva la legge e molto spesso le persone anche autonomamente vedevano appunto che era in corso questa raccolta di fondi. Capivano l'importanza e spontaneamente lasciavano un contributo. È chiaro che chiedere soldi può essere qualcosa di difficile da fare, soprattutto in questi tempi. Uno non vuole compromettersi o sembrare uno di quelli che va in mezzo alla strada a chiedere l'elemosina, però qui non è una questione di elemosina, ma di quanto ci si crede nelle battaglie politiche. Una persona può firmare, c'è chi non ha neanche voglia di tirare fuori il documento, ma è d'accordo ma non firma, e sono le persone che non cambiano mai le cose in questo paese. E poi c'è chi, oltre a firmare, vuole contribuire anche economicamente. Io mi ricordo, cioè, c'è stato un ragazzino fenomenale che si è avvicinato al tavolo e ha detto: "Guardate, io non ho 18 anni, sono minorenne, però vi sostengo." E ha messo una moneta, ha dato il suo contributo all'iniziativa. E questo è proprio il senso dell'autofinanziamento, cioè
le persone che credono in una battaglia e danno dei soldi perché sanno che per realizzarle, per portarle avanti, dalla prima fotocopia a tutte le iniziative, diciamo, correlate alla battaglia politica, è necessario trovare un finanziamento. Se non si hanno i grandi partiti alle spalle, le grandi organizzazioni, allora in quel caso è un altro paio di maniche. Parliamo dei rapporti con l'informazione. A Trieste è venuto anche Riccardo Maggi a fare una conferenza stampa. Sì, e siamo rimasti molto sorpresi dalla grande risposta che ha avuto sulle testate locali. È venuta la RAI regionale, il Piccolo e anche molti altri quotidiani e insomma, punti di informazione locali e hanno poi pubblicato tutti quanti qualche almeno un trafiletto, almeno un pezzo sui loro giornali. Insomma, quindi siamo molto contenti della risposta dal punto di vista della stampa. E chiaramente, magari certi montaggi dei servizi del telegiornale, oppure anche il luogo dove è stato posizionato l'articolo nel giornale, indicano una certa riluttanza comunque a trattare dell'argomento. Mi riferisco, non so, specialmente al servizio delle RAI, dove c'erano insomma principalmente cani che scovavano nascondigli di droga insomma, durante la presentazione della nostra iniziativa. Quindi da una parte mi posso ritenere molto soddisfatto della risposta da parte dei giornalisti, dall'altra un po' meno a livello esecutivo e anche del messaggio che sotto sotto viene trasmesso attraverso appunto i mezzi di informazione. Siamo stati quasi 5 mesi in strada. Quali sono stati i rapporti da una parte con i cittadini e dall'altro con la pubblica amministrazione, in quanto noi dovevamo avere le autorizzazioni e anche le certificazioni? Comincio con l'amministrazione perché è più divertente. Allora, dal punto di vista istituzionale ci sono certi uffici che a Trieste funzionano molto bene, l'ufficio della certificazione è uno di questi, si sono sempre mostrati disponibili sia nel rispetto dei tempi, sia insomma, nel venirci incontro e nel segnalarci loro stessi quando c'erano dei problemi. E quindi diciamo sono stati collaborativi. Altri uffici abbiamo incontrato un po' di difficoltà, diciamo, per i permessi, insomma, ci sono state alcune pecche anche da parte dell'amministrazione, però diciamo che nel complesso Trieste è stata molto positiva. Anche a livello provinciale poi siamo andati comune per comune raccogliere le certificazioni. E l'impatto con le persone è stato innanzitutto sorprendente perché a inizio campagna ci aspettavamo qualcosa di completamente diverso, ci aspettavamo delle persone di un certo tipo che venissero a firmare per interesse personale, eccetera, mentre la realtà è stata completamente diversa, un plebiscito di varie estrazioni politiche, varie età, quindi da tutte le parti, che conoscono qual è il vero problema che sta dietro il problema della cannabis legale o illegale. E quindi veramente è stato rincuorante da questo punto di vista vedere la reazione delle persone. Poi è chiaro, ci sono sempre state, insomma, persone contrarie che anche apertamente hanno manifestato il loro dissenso e ci può stare, va benissimo ed è anche utile per il dibattito, insomma. Però devo dire che siamo rimasti positivamente sorpresi nel complesso dalla risposta delle persone. Tu hai avuto a che fare durante la campagna con tutti e due i candidati sindaci a Trieste, Roberto Di Piazza per il centrodestra e
Roberto Cosolini per il centro-sinistra. Sì, allora, innanzitutto prima delle elezioni non si sono schierati per paura di una perdita di consensi che diciamo, poteva derivare dall'aderire a una campagna così controversa. Mentre la mia opinione è che questo non si sarebbe verificato, ma anzi sarebbe avvenuto il contrario, vista la risposta che la città di Trieste ha dato, è possibile che prendendo una posizione a favore in campagna elettorale, questo avrebbe favorito l'esito finale del voto. Comunque, successivamente, dopo le elezioni, sia il sindaco di piazza sia il sindaco uscente Cosolini si sono dichiarati favorevoli, almeno a titolo personale, e anche se di piazza con molta, molta più freddezza perché non ha neanche firmato la nostra proposta, ha detto che, insomma, mostrato con il solito politichese che è opportunismo, che è favorevole, però non può appoggiarlo apertamente. Mentre il sindaco uscente Roberto Cosolini ci ha appoggiato anche in modo materiale, quindi oltre a firmare è venuto a fare da autenticatore, e questo è stato per noi molto importante perché era uno dei problemi principali della raccolta firme, trovare gli autenticatori. E lui è venuto più volte a titolo personale, proprio è venuto come consigliere comunale per fare da autenticatore alcune ore ai nostri tavoli. Una nostra compagna, Laura, che è dipendente comunale, ha ricevuto la delega dal sindaco Cosolini per l'autentica delle firme. È una soluzione che a livello nazionale si propone di incentivare, no? Certo, allora innanzitutto è necessario trovare più figure che possano svolgere la funzione dell'autenticatore, però nel frattempo quelle che ci sono già, per esempio il dipendente comunale che richiede la delega al sindaco, è una figura sicuramente da sfruttare per questo ruolo, perché i consiglieri comunali spesso si nascondono dietro agli impegni, non opportunità di appoggiare certe leggi o altre, quindi non si può restare troppo in balia del momento politico. Quando c'è da fare una battaglia, c'è bisogno che, anche se questo va contro i partiti, sia possibile poi depositare la legge. Quindi che i dipendenti comunali possano chiedere la delega al sindaco va pubblicizzato, incentivato. E soprattutto vanno informati tutti quelli che raccolgono le firme del fatto che questo è possibile e quindi che possono chiederlo. Certo, noi abbiamo avuto la fortuna di avere Laura che ha coperto quasi la metà delle ore delle complessive di tavoli a Trieste, e questo è stato ovviamente ciò che ci ha consentito di avere un risultato molto buono da questo punto di vista. Poi, è chiaro che suddividendosi i compiti è molto meno gravoso per il singolo, cioè se ci sono 10 dipendenti comunali con la delega del sindaco, a turno si chiama uno, si chiama l'altro e non c'è neanche più il problema di dover coinvolgere il cancelliere del tribunale oppure insistere troppo con i consiglieri comunali. Sergio, per chiudere, raccontaci un po' i protagonisti, le persone che hanno reso materialmente possibile questa battaglia politica in strada tra i cittadini. Ecco, innanzitutto i cittadini stessi, che colgo l'occasione qua per ringraziare perché veramente ci hanno sostenuti, hanno firmato, hanno contribuito economicamente alla riuscita della campagna, e quindi veramente grazie. E poi in modo particolare a quei cittadini che oltre a firmare si sono poi messi a raccogliere le firme assieme a noi, e questa è stata un po' la svolta triestina, cioè la cosa che ci ha consentito di raccogliere molte firme è stata la grande partecipazione appunto, su questa iniziativa, il fatto che molti si sono uniti al comitato organizzatore, e quindi abbiamo avuto una ventina di persone che a rotazione ci hanno aiutato a fare i tavoli, a raccogliere le firme e a svolgere tutte le incombenze burocratiche del caso,
E quindi questo è stato un successo anche politico dei radicali perché raccogliere nuove persone anche solo su una battaglia, solo su un tema, non è una cosa così scontata di questi tempi, insomma. È chiaro che poi adesso queste persone interessate a questa battaglia della legalizzazione della cannabis continueranno poi a occuparsene e cercheremo sia a livello locale sia a livello nazionale di portare avanti la battaglia perché non finisce qui e adesso ho depositato il testo di legge in Parlamento, però dobbiamo trovare le forme per portare avanti questa battaglia, per insistere, andare col fiato sul collo ai parlamentari e dirgli discutetela e approvatela. Grazie Sergio. Grazie a te.